Come vedete, la notizia mi ha colto un po' di sorpresa. Sono un po' lontano anche da Verona. Sono in montagna con la famiglia. Stavamo facendo una bella passeggiata su per i monti, su per i in mezzo ai boschi con i figli, mia moglie. È arrivata la notizia, ed è una gran bella notizia. La sentenza è molto positiva. Ringrazio il TAR che ha fatto questo lavoro e anche soprattutto per la velocità. Ringrazio gli avvocati che mi hanno sostenuto, non solo i miei, anche quelli, la regione, il ministero, Assoporti che si sono affiancati ai miei legali, tutta la politica che mi ha aiutato in questo periodo, le iniziative, la petizione anche online che è stata fatta in questo periodo. Roma, che stava lavorando addirittura per darmi la possibilità di continuare a operare al porto di Trieste, tutti quelli che mi sono stati vicino a Trieste, insomma, è chiaro che il primo pensiero va ai portuali, va ai lavoratori, ma tutti, dai terminalisti agli operatori importanti, gli spedizionieri, tutti sono stati presenti in questo periodo. Chiaramente poi, andando un po' più vicino alla famiglia, perché chiaramente la famiglia in questo periodo ha sofferto molto come ho sofferto io, però è quella che mi ha dato la grande forza, insieme a questo supporto pazzesco, a questo affetto che ho avuto da parte della città intera, ma da tanti anche a livello nazionale che hanno visto un po' una specie di ingiustizia in questa delibera che mi aveva colpito. Come ho detto, io ho sempre pensato che la legge fosse ed è una legge giusta, che però va applicata nel modo giusto. Spero sia questo il capitolo finale di questa cosa. E poi ringrazio il commissario Mario Sommariva, Mario, perché è una persona speciale, una persona che c'è sempre, è una persona che mi aiuta, è un fratello quasi ormai. E ringrazio veramente tutti, non so più, ecco, ho visto tante manifestazioni di affetto, di supporto, sia pubbliche che private, messaggi, migliaia ormai di messaggi, già oggi il cellulare scoppia e ho visto che c'è tanta gente che mi vuole bene, per cui adesso. La sorpresa è tanta, ma adesso, finita la sorpresa, si torna a lavorare e si lasciano i monti per tornare al mare, per tornare a lavorare. Non vedo l'ora, perché insomma adesso era quasi un mese che guardavo dalla finestra quello che succedeva, non sono abituato e adesso si torna a lavorare con più entusiasmo di prima. Grazie, grazie a tutti, grazie. Una sentenza molto importante, completa e chiara del TAR del Lazio ha restituito a Zeno D'Agostino la presidenza dell'autorità di sistema del mare Adriatico orientale. Si tratta di un provvedimento che abbiamo atteso in questi giorni, rispetto al quale eravamo molto fiduciosi. Siamo stati sempre fiduciosi nelle nostre ragioni, sempre convinti che la delibera dell'ANAC, che aveva dichiarato inconferibile il presidente D'Agostino, era basata su presupposti sbagliati. La sentenza del TAR ci ha dato pienamente ragione e quindi da questo punto di vista esprimiamo una enorme gioia, un'enorme felicità perché è stata, diciamo, cancellato un atto sicuramente ingiusto nei confronti di Zeno, della persona, nei confronti dell'autorità di sistema, ma nei confronti del porto e della città di Trieste. Devo ringraziare da questo punto di vista tutti i cittadini, i lavoratori, i professionisti, gli imprenditori, le istituzioni che in questi giorni sono stati vicini all'autorità portuale, hanno manifestato in maniera pacifica ma con grande forza e con grande evidenza questa solidarietà all'autorità di sistema, riconoscendo
il lavoro che in questi anni è stato svolto da Zeno D'Agostino, da tutti noi, dalla squadra nella quale lavoriamo. Penso che quindi il TAR abbia fatto giustizia, credo che quanto avvenuto debba anche rafforzare da parte di tutti la fiducia nelle istituzioni, la fiducia nel funzionamento della giustizia, il fatto che l'Italia è un paese in cui si può vivere pensando che la giustizia funzioni, e quindi lasciando un po' a parte anche tutte quelle visioni molto ricche di complotti e di retropensieri che in questi giorni sono avanzati su questa vicenda. È una pagina chiusa, si è fatta giustizia e ora c'è da rimboccarsi le maniche e lavorare ancora per il futuro di Trieste.